Penso che proprio in occasione dei 20 anni della caduta del muro di Berlino si ergano nuovi e inutili muri virtuali tra istituzioni e cittadini. La Chiesa, queste sono parole del Papa, non intende essere un soggetto politico, ma ha solo un interesse profondo per il bene della comunità politica. E conclude il Papa dicendo: il compito immediato di agire in ambito politico un giusto ordine nella società non è dunque della Chiesa come tale, ma dei fedeli laici che operano come cittadini, sotto la propria responsabilità. In merito al crocifisso poi vorrei fare due citazioni ancora. Crocifisso nei luoghi sanitari, un simbolo che può essere onorato da credenti e da non credenti. Ho sempre guardato con grande attenzione alla figura del Cristo. Ho visto e vedo in lui un grande rivoluzionario, colui che ha fatto scandalo proclamando gli uomini uguali, sfidando un mondo in cui l'uguaglianza era concetto lontanissimo dalla mente umana e a cui al contrario si praticava la schiavitù come uno dei perni dell'organizzazione politica e sociale. Cristo proclama tutt'altra verità, dice: beati i poveri, gli umili, i miti, i perseguitati. In un mondo permeato di violenza predica l'amore per il prossimo, alla sopraffazione contrappone la comprensione e il perdono. Sovverte consapevolmente un mondo e va incontro innocente e inerme alla tortura e a una condanna infamante. Conosco bene la potenza dei simboli. La loro forza trasforma le menti e trascina i popoli. E so anche che durante il suo percorso storico ogni simbolo raccoglie nella densità della propria sfera valori e riferimenti diversi. Così la croce, nelle diverse forme, è stata oggetto nel corso della storia di una molteplicità di interpretazioni. E se interpreto la croce, anzi il Cristo crocifisso, come il simbolo di un'indicibile sofferenza, di una sconfitta riscattata dall'uomo con l'estremo dono di sé, come segno di fraterna eguaglianza nella condizione umana che sfida ogni convenzione e potere, perché toglierlo alla vista? Un simbolo così forte non va né esposto né bandito. Ripeto, un simbolo così forte non va né imposto né bandito. Questo noi dobbiamo loro, e se manchiamo in qualcosa o falliamo, dobbiamo scusarci e rimediare. Chi opera in queste strutture, se ha fede, crede che comunque il Dio, che comunque il Dio che si è fatto uomo guarda la sua azione e scruta nel suo cuore. Chi come me non crede, se opera bene, onora quell'uomo crocifisso e con lui il suo prossimo e se stesso. Queste sono parole dell'assessore Enrico Rossi, assessore regionale della nostra regione. Poi volevo leggere un'altra citazione, Ignazio Silone, nel romanzo Uscita di sicurezza, descrivendo la sede della Lega dei contadini dentro una baracca per terremotati, dice: affisso in una parete c'era un quadro che raffigurava Cristo Redentore, avvolto in un lungo camice rosso e sormontato dalla scritta: beati gli assetati di giustizia. Nel 1988 scoppiò in Italia una polemica sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, soprattutto da sinistra, per motivi ideologici e politici. Arrivavano contestazioni e richieste di cancellazione di quel segno. Fu Natalia Ginzburg, scrittrice di sinistra e di origine ebraica, a opporsi sull'Unità del 22 marzo con un articolo dal titolo Non togliete quel crocifisso, e scrisse fra l'altro:
Il crocifisso non genera nessuna discriminazione, tace, è l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo, vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono quasi 2000 anni che diciamo prima di Cristo e dopo Cristo, o vogliamo forse smettere di dire così? Il crocifisso è il segno del dolore umano, la corona di spine, i chiodi evocano la sua sofferenza. La croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non cattolici può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l'idea di Dio ma conserva l'idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri delle scuole non c'è immagine. È vero, il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, neri e bianchi. E nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini. Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto e accade di portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici, perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l'idea della croce nel nostro pensiero. Alcune parole di Cristo le pensiamo sempre e possiamo essere laici, atei o quello che si vuole, ma fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente. Ha detto: ama il prossimo come te stesso. Erano parole già scritte nell'Antico Testamento, ma sono divenute il fondamento della rivoluzione cristiana, sono la chiave di tutto. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Grazie. Grazie consigliere, ci sono altri? Baroncelli? No, io intervengo solamente non tanto a difesa del crocifisso, quanto alla gravità che secondo me quando si stila un documento dove si parla di solidarietà, di pietà, di... e poi si usano parole come talune formazioni politiche del nostro paese che a fronte di una volgare difesa del criterio. Questo... Sì, sì, si interviene, ma no, ma tanto no, non è il dibattito, tanto va bene così, per me va bene in questa maniera, dopo si interverrà anche su quello. No, io dico quando si presenta in contrapposizione a una mozione che fa leva su una situazione, su un fatto che è accaduto in questo periodo dove tutta una serie di persone di sensibilità e credo anche persone laiche come me abbiano comunque partecipato a questo dibattito e che poi si trovano esternalizzate in un consiglio comunale come talune formazioni politiche di una volgare difesa dei simboli del cristianesimo. Noi non siamo né volgari, non, quando si scrive ci si deve mettere il nome e cognome. Perché non si può buttare delle frasi là che danno adito a frainteso. La vostra mozione, la mozione della sinistra, viene seconda rispetto a una mozione portata avanti dalla sensibilità dei consiglieri di centrodestra che riguardava il crocifisso. La vostra è una difesa anche brutta e fatta male. Perché quando si dà di volgare alle forze politiche che comunque elette dai popoli, dove rappresentano persone laiche e persone cattoliche, persone musulmane come persone